ha avuto il coraggio di denunciare l'estorsione, ha avuto il coraggio di bussare alla porta di un'associazione anti-racket, il coraggio di provare a risalire la china dell'economia legale. Ora però non mi rimane che tornare a rivolgermi ad uno strozzino ancora una volta. Una denuncia, questa forse ancora più forte della prima, e quando la fa ai nostri microfoni, al signor Pasquale, il nome ovviamente di fantasia per tutelarne la privacy, scendono le lacrime. Che sia stato vittima di usura lo ha riconosciuto anche la prefettura di Lecce, che proprio in questi primi giorni di novembre gli ha concesso la possibilità di accesso ad un mutuo pari a 45.000 euro. A quel finanziamento Pasquale potrà accedere fra 180 giorni. Nel frattempo, però, è accaduto qualcos'altro. Il tribunale, nonostante la lettera della prefettura, non ha sospeso la vendita della sua casa all'asta appunto per debiti. Entro il 18 dicembre Pasquale dovrà dunque sborsare 72.000 euro per riscattarla, avendo già versato una caparra di 10.000 euro. 72.000 euro da versare per intero, nonostante la metà sia proprietà della moglie. Dunque, il prestito effettivo ammonterebbe a 31.000 euro. Ma le banche hanno chiuso i rubinetti e, nonostante la sua proprietà ammonti a circa 800.000 euro, in questo tempo di crisi non si riesce a vendere nulla. A questo punto, se il giudice Orlando non mi concede questa grazia di un mese e mezzo altro, io a chi mi dovrei rivolgere per non perdere la casa, per non uscire fuori dalla casa? Un altro strozzino? Se non ci sono altre strade, altre cose, sono costretto a rivolgermi a un altro. È uno dei tanti imprenditori che con le sue deposizioni ha incastrato i fratelli Caroppo, arrestati dai carabinieri all'alba del 3 agosto scorso con l'accusa di attività finanziaria abusiva, usura ed estorsione continuata con l'aggravante del metodo mafioso. A loro, per le difficoltà economiche legate alla sua attività di commerciante, Pasquale avrebbe chiesto un prestito di 20.000 euro, pagando però solo di interessi altri 12.000 euro con un tasso usuraio pari al 120%. Per la precisione, il 24 agosto il Tribunale del Riesame ha alleggerito la posizione dei fratelli Caroppo, disponendo per uno di loro, Damiano, la scarcerazione, lasciando per Massimo solo un'ipotesi di finanziamento ed estorsione. Pasquale chiede al tribunale di prendere in considerazione quella lettera della prefettura e di concedergli almeno un altro mese di tempo, ma chiede soprattutto a qualcuno che possa permetterselo di fare un atto di buona volontà. Adesso l'appello a chi vuole rivolgerlo. A un privato, pure a una persona sola, a una donna, a un uomo che sta solo, che mi può aiutare su questo debito. Massimo 60 giorni di tempo. Per questi 60 giorni, per queste azioni che fa, io li riconosco finché lui ha bisogno di accudirlo, il momento anche quando non sta bene. Sono disposto a fare tutto questo. La disperazione si percepisce nella voce perché l'alternativa, visto che le banche chiudono le porte, è tornare dagli strozzini. Paura di ripiombare nella paura. Molta paura. E purtroppo tante volte siamo costretti, perché tutta la gente, tutti i commercianti, imprenditori, sono costretti a salvarsi il nome, ancora a rivolgersi all'usura, perché le banche stanno chiudendo le porte a tutti. Lei ha mezzo secolo di attività, insomma, fa il commerciante, come ci si sente adesso? Distrutto. Distrutto. Se potete, per come potete, aiutarlo, il numero a cui rivolgervi è quello della nostra redazione 0832 25 88 11.